prima vittoria del comitato di Rione Aversa che si batte contro la costruzione di un campo polivalente all'interno del parco del quartiere. Qualche giorno fa i residenti avevano tenuto una manifestazione in difesa degli alberi e dell'area che grazie al loro lavoro è stata curata e bonificata. Congelate le procedure per l'affidamento dell'appalto, stamattina il sindaco ha ricevuto una delegazione di cittadini e ha avviato un dialogo che continuerà nelle prossime settimane. Si pensa ad una dislocazione del campo polivalente. In ogni caso, in futuro ogni passaggio sarà condiviso. La nostra, più che una protesta, era una manifestazione e riteniamo appunto che insomma, il sindaco si sia posto in termini assolutamente collaborativi. Abbiamo percepito davvero uno spirito conciliante al tavolo e quindi ci riteniamo soddisfatti perché sembra che le premesse per portare avanti un discorso condiviso ci siano tutte. Al momento diciamo, la gara d'appalto è stata congelata, l'apertura delle buste non c'è stata. Vuoi in futuro che tipo di soluzioni auspicate? Questo campo polivalente va fatto? Se sì, come? Allora, noi stiamo ragionando rispetto a quelle che sono tutte le possibili alternative. Certo, c'è la possibilità di delocalizzare così come ci sono altre possibilità. Al momento è appunto in corso il confronto, quindi è difficile poter preconizzare quelli che saranno gli sviluppi. Perché questo parco è così importante per voi? Questo parco è importante non per noi, è importante per Avellino perché rappresenta probabilmente il miglior modo di concepire la cittadinanza. È una cittadinanza attiva, una cittadinanza consapevole, in cui si sviluppa un senso di condivisione, soprattutto senso civico e un grande senso della legalità. E io quindi credo che ne possa giovare non Rione Aversa, non i padroni dei cani, ma tutta la cittadinanza Avellino. È un tesoro, è un piccolo gioiello che va preservato assolutamente. Soddisfatto anche il consigliere Festa che si era schierato dalla parte dei cittadini. Per ora abbiamo bloccato questo insediamento sportivo, non perché fosse sbagliato in sé per sé l'insediamento, ma perché l'ubicazione onestamente andava contro principi di vivibilità. Beh, io credo che a questo punto serva immaginare una delocalizzazione della stessa struttura. C'è la possibilità, io immagino, anche di allocarla in prossimità del luogo che era stato immaginato o comunque nei dintorni. Ci sono altre zone, magari immagino il Parco Paratucci, ma anche in periferia, Borgo Ferrovia o Picarelli potrebbero essere due zone che necessitano di insediamenti sportivi. Al di là di ogni discussione, un punto deve essere chiaro: basta con le spese solo per la necessità di spendere soldi, se sono inutili, meglio perdere i soldi che fare un'opera contro la comunità.